Ciao a tutti, vi mostro stasera un lotto di fumetti, prevalentemente Alan Ford, ma non solo, editi dall'editoriale Corno e dalla Max Bunker Press di Luciano Secchi negli anni 70, 80 e anche 90. Cominciamo con un Alan Ford gruppo TNT, la ristampa ufficiale che fece Editoriale Corno, e un solo numero, Santa Claus Story. E poi, sempre per Alan Ford, un sistema per smaltire le rese erano le famose raccolte. Qui quindi abbiamo raccoltissime, le raccoltissime Alan Ford, con tre episodi. Ecco qua. Come si può vedere, questo è. Abbiamo dei numeri anche di resa, qualcosina. Ecco qua. Queste sono le famose raccolte, ma edite dalla editoriale Corno, come si può vedere. Ne abbiamo due, poi quattro numeri di un'altra raccolta, sempre della Corno, si chiama 3TNT3. Queste sono raccolte molto economiche, raccoglievano tre Alan Ford per albo e quindi con poca spesa si può leggere parecchio. L'altra, tutto in buone condizioni, pezzi vendibili sempre singolarmente. Sono naturalmente raccolte, quindi non hanno certo un prezzo esagerato, però sono in buone condizioni. Dentro c'è Magnus, spesso, come sappiamo, i primi 75 numeri sono opera di Magnus, e il numero 200 che vedremo dopo. Poi abbiamo tre Criminal, questi sono presenti anche in un altro lotto, dove ce ne sono molti di più, questi sono praticamente dei doppi, delle rimanenze che sono rimaste fuori dal lotto. Le belle copertine sempre di Luigi Corteggi. Qua. Quindi sono soltanto tre. Poi un Maschera Nera sempre dell'editoriale Corno, che è una ristampa del 77. Ristamparono con nuove copertine di Paolo Piffarerio, ristamparono alcuni numeri della serie degli anni 60, la bella serie del nostro Lone Ranger italiano, Maschera Nera, disegni di Paolo Piffarino, testi di Luciano Secchi. Poi abbiamo due numeri di Smack, il numero 1 e il numero 2. Infatti qui abbiamo la scritta Eureka presenta, perché era praticamente uno spin-off di Eureka, dove si puntava prevalentemente sul fumetto di avventura. Sono sempre strisce dei quotidiani, c'era Buck Rogers di George Tusk e anche altri buoni fumetti. Una buona rivista, non ne uscirono moltissimi, però i due numeri sono conservati molto bene, sono i primi due di 9, se non ricordo male. Sempre di resa, ma come sappiamo, abbiamo già detto, i numeri di resa sono quelli che hanno portato meglio gli anni. Poi parlando di Eureka, alcuni numeri di Eureka del periodo 70, 78, 79, 80, la famosa rivista fondata da Luciano Secchi. Parliamo sempre dell'editoriale Corno, ovviamente, che aveva il suo bel marchietto in copertina. Questi numeri tenuti molto bene. Qui abbiamo anche l'Uomo Ragno, perché si parlava di Super Gulp, la famosa, ecco l'Uomo Ragno anche qua, con tanto di maglietta, che averla è un bel pezzo. Comunque si parla di Uomo Ragno perché era presente nella trasmissione Super Gulp. E poi qui, vabbè, certo, abbiamo le Stormtrooper di Bombi. Insomma, c'era gran bel materiale. Andy Cap, non può mancare, il portabandiera di Eureka, e Lupo Alberto, che è stato uno dei due pezzi grossi che ha potuto calare la Eureka all'epoca. Le strisce dell'Uomo Ragno, strisce del quotidiano. Qui abbiamo le Stormtrooper in copertina con Bombi. Qui abbiamo Eureka che ha cambiato logo, però è sempre Eureka, ovviamente, sempre di Eureka si tratta. Qui naturalmente c'era un po' di politica, anche perché visti gli anni, insomma, era difficile restarne fuori. Abbiamo Will Eisner, comunque, il fumetto di una certa qualità, il numero 200, il mitico Bondi Motta, altri Eureka,
il mitico Big Bubble con Daniela Goggi, questa ragazza qui si chiama Daniela Goggi. Poi un altro Eureka. E per finire un altro Eureka. Questi hanno alcuni un posterino in mezzo sempre di satira politica. Dopodiché, quando chiuse l'editoriale Corno, Luciano Secchi fondò la sua casa editrice, la Max Bunker Press. E della Max Bunker Press abbiamo, ad esempio, Super Alan Ford, che contiene tre numeri, un formato anche leggermente più grande del solito. Qui sono, ad esempio, il 199-200 e 201. Infatti, il Kick Hurrah è il titolo del numero 200, disegnato da Magnus. Possiamo vedere qui. Questo è Magnus, versione linea chiara, praticamente. Ecco qua. Il numero 200 ritornò momentaneamente a disegnare Alan Ford. Poi, sempre il nostro caro Luciano Secchi, la Max Bunker Press, infatti Max Bunker, fece questa ristampa del ventennale. Nel 1989, erano 20 anni dalla nascita di Alan Ford, 1969, e fece questa ristampa che presentava all'interno la copertina originale. E di questi ne sono un po'. Questi sono tutti di Magnus, nella fattispecie. Se si parla dei primi 75, si parla di Magnus, il famoso numero TNT, Brock, personaggi diventati mitici per un fumetto che ancora esce, seppur a tiratura molto bassa. Sono usciti più di 600. Testa di coccodrillo, Belle Époque, bellissime copertine di Magnus. Qui c'è questo numero 89, chiaramente qui non c'è più Magnus, ma c'è Piffarerio che lo sostituì all'inizio. Ecologia, una bellissima copertina del nostro Roberto Raviola. Ecco, questi, trattandosi di ristampe, ovviamente sono numeri che si vendono a poco. Poi c'è sempre il discorso che chi compra il lotto spende ancora meno, se si vuole soltanto qualche pezzo, il prezzo deve ovviamente un po' aumentare. Missione da Siuri, Super Comics. Poi, sempre riguardo Alan Ford, uscì anche la serie TNT Gold, successivamente a quella appena vista, che ristampava la copertina integralmente, non più piccola come era prima. Prima era praticamente così, era chiusa in un riquadro. Qui invece era tutto campo, con questa piccola scrittina qua, ma perché tanto questo riprendeva anche i quadrettini dell'edizione originale, cioè è molto simile all'edizione originale. Questa è, secondo me, è una serie per chi non vuole svenarsi a prendere gli originali, averli più nuovi, con carta più fresca, con colla che non cede, perché essendo più recente la colla è migliore. Una trappola per il gruppo TNT, i 3 di Yuma. E quando il cuore fa bibim babam, quel bellissimo Bob Rock e i cuoricini. Per finire, sempre della Max Bunker Press, tre numeri di Daniel, il poliziesco che era già uscito in formato tascabile, formato pocket, fu ristampato in formato Bonelli. Abbiamo uno, un altro. E questo, per chi ama il formato Bonelli, direi che è una buona riproposizione con copertine cambiate, inedite. E questo era Max Bunker Press, il caro Luciano Secchi. Questo è tutto, ciao!